tutto le donne che hanno avuto accesso alla finale. A breve passeremo alla presentazione di ciascuno di loro. Due itinerari che saranno saliti in contemporanea, quindi potremo vedere contemporaneamente la gara maschile e la gara femminile. Mi viene da dire donne a destra, un attimino sacrificate sullo spigolo destro della struttura, mentre uomini con un circuito un po' più tortuoso sulla sinistra, quello con le prese nere. Come dicevo, gara di Coppa Italia inserita all'interno di questa... Allora, passiamo... Mi troncano direttamente, volevo raccontarvi anche la storia della mia famiglia, eravate tutti così interessati, però niente, passiamo direttamente alla presentazione degli atleti, quindi per ciascuno di loro sarebbe bello accompagnare il loro ingresso con un applauso. Cominciamo con le 8 finaliste femminili. Eva Scroccaro sarà la prima a partire, mi consigliano di far entrare anche un uomo, quindi Claudio Arrigoni, Manuela Valsecchi, Andrea Zanone, Lisa De Martini, Alessandro Zeni del gruppo sportivo Esercito, Giada Zampa, localissima della Runout di Pollone, Alberto Gotta, CUS Torino, Silvia Cassol, Clean Band Belluno, Giorgio Bendazzoli e il Manetton di Schio, Ilaria Scolaris, SASP Torino, Fabio De Cesero, Clean Band sempre di Belluno, Asia Gollo, B-Side Torino, Francesco Bosco, Il Punto Cuneo, mentre l'ultima finalista della categoria femminile Claudia Ghisolfi, Fiamme Oro Moena. Ancora tre uomini che chiuderanno i 10 finalisti, quindi Stefano Carnati, Francesco Vettorata e Stefano Ghisolfi, che già simbolicamente primo, secondo, terzo della semifinale. Via, voltatevi per la ricognizione della via, quindi a sinistra gli uomini, come dicevo, percorso un po' più tortuoso con le prese nere, a destra le donne, un attimino un po' più sacrificate sull'estremità della struttura. E come dicevo, seconda prova di Coppa Italia inserita all'interno di questa manifestazione totalmente dedicata all'outdoor, a tutte le attività che proprio questo bellissimo posto può ospitare, quindi dalla mountain bike all'escursionismo, alle vie ferrate e chiaramente anche l'arrampicata. Come già anticipato stamattina, la gara di Coppa Italia è stata portata da questa società di Pollone, capitanata da Alberto Nierro, che come dicevo è anche un'istituzione proprio qua nel biellese, insieme logicamente a tanti altri. Infatti avremo due atleti di queste zone, quindi Giada Zampa e Andrea Zanone, a rappresentare il territorio. Ancora qualche minuto per la ricognizione, in cui gli atleti cercano di capire qual è, sarà la sequenza corretta per affrontare senza troppo dispendio il proprio itinerario. Ancora 4 minuti e 20, vi posso raccontare una barzelletta se volete. Nel frattempo il fantasma formaggino, probabilmente nessuno di voi conosce adesso. Tra
tra l'altro siamo anche in diretta streaming sulla su Telesubalpina, no, su Eventi TV, che è la che cosa? Che cos'è Eventi TV? Mi piacerebbe tanto sapere che cos'è Eventi TV. È una web television dove potrete vedere appunto in streaming. Quindi andate tutti a casa a vedere la seconda prova di Coppa Italia in streaming, ma come se non bastasse siamo anche in diretta radiofonica su questa web radio, progetto molto bello di web radio, quindi una radio totalmente dedicata all'arrampicata e a tutto il mondo che l'accompagna, tra cui anche le competizioni. Tra gli spettatori, tra gli ospiti di oggi c'è anche un sorridente Giovanni Di Fronzo, che rimane fuori dalla finale in quanto ci aveva una crosta nel naso. Allora, ancora pochi minuti di ricognizione e poi torneremo ad essere seri. Quindi il primo a partire della categoria maschile, Claudio Arrigoni, seguirà Andrea Zanone e dopodiché partiremo in contemporanea con Alessandro Zeni ed Eva Scroccaro. Quindi dobbiamo attendere il passaggio di due atleti maschili per poter poi proseguire in parallelo, perché appunto sono 8 donne e 10 uomini che accedono a questa fase finale dopo i turni di qualificazione. Le donne sono passate direttamente in semifinale in quanto solo 21 iscritte a questa prova, mentre gli uomini hanno dovuto affrontare già questa mattina molto presto due itinerari di qualificazione per poi passare alla semifinale, quindi arrivare in finale piuttosto gonfietti, come si dice in gergo, però col coltello tra i denti, chiaramente. Un minuto, il giudice chiama un minuto ancora di ricognizione. Ultimo sguardo verso l'alto sugli ultimi appigli e ovviamente sui primi, che saranno quelli che li accoglieranno dolcemente su questi itinerari tracciati sempre da Alberto Gnerro in collaborazione con Leonardo Di Marino, tra l'altro responsabile del montaggio di questa bellissima struttura. 30 secondi, dopodiché sarà Claudio Arrigoni, che direi è anche il più vecchio di tutti i partecipanti, giustamente alla soglia dei 30 anni sei già da cestinare in questo giro, però è ancora lì a tenere duro e secondo me qualcuno ne mette dietro, dai Claudio. Stop, fine della ricognizione, gli atleti ritornano in area di isolamento. Manco non gli fosse bastato tutta la giornata. Web Radio.
mi sembra che siamo quasi pronti lì dietro. E Claudio che si sta legando, sta cercando di raccogliere le ultime idee prima di confondersele completamente una volta partito. Bene, direi che ci siamo, quindi mentre il sole cala dietro i monti si alza invece qua il sipario su seconda prova di Coppa Italia. Claudio Arrigoni il primo atleta, quindi sbattete forte le vostre manine. E vediamo che menù ci ha preparato il dottor Gnerro. La piglia di partenza è buono, mi sembra quello lì arancione, forse è l'unico. E come dicevamo, Claudio è l'ultimo ad essersi qualificato nel turno di semifinale. Questo non vuol dire nulla sul proprio livello, perché una gara si può giocare su pochissimi appigli e Claudio è pronto a vendere cara la pelle. E sono piccole all'inizio, guarda che roba, porca vacca, e lì si comincia già a pacioccare nell'entrata in questo sistema complesso di piramidi. Duro come un bastone Claudio Arrigoni. C'è gente che dice Ale e quindi il pubblico dovrebbe fare oh oh, ah yeah, come on. No. Niente, Claudio Arrigoni solo con se stesso. Ci sono io con te, Claudione. Oh! Ale, Claudio. Tonda sì. E qui si cambia ritmo, e qua ci sono due cornici. Alberto le ha staccate direttamente dai quadri di casa sua, va che roba. Interessante. Interessante questa giravolta sui volumoni. A lei Claudione. È stagno il ragazzo, Lo vedo simpaticamente in forma. Dai Claudio! Vai ragazzi, è il più vecchio. Ale Claudio! Sì, annodati! Yes! Salvo, salvo, salvo.
Molto bella, bella la prova di Claudio Arrigoni, sarà a breve il momento di un super local. Andrea Zanone, figlio d'arte, figlio di Pier Zanone, che con Marco rappresenta il massimo livello qua a Biellese. Le generazioni che si alternano sempre ad alti livelli, all'epoca di Pierre, Enello, poi il Gnerro che è sempre in campo, comunque che tiene sempre duro. Però adesso ci sono Marco e Andrea che si stanno dimostrando fortissimi a livello nazionale, non solo, attivissimi sulla roccia. Aleandre! Andrea Zanone, che già, come oggi anticipavo, attivo in tutti i campi, dalla plastica alla roccia, dal boulder alle vie di altissimo livello. E come diceva qualcuno, Andrea Zanone è il nuovo che avanza. Però ce lo siamo dimenticati, è quello che diceva così. Aleandre. Andrea Zanone che gareggia per una società torinese del Boulder Bar Torino, di cui fa parte anche Edoardo Bocchio Vega, fortissimo del boulder, purtroppo oggi il primo escluso dal turno di finale. Madonna, guarda come la butta dentro la corda come un gangster proprio. Aleandre. E qua si cambia ritmo. Dai Andre. Bene, bene. E sembra che non voglia dare troppa tregua, eh. Li vediamo salire spediti, ma io so bene come funziona su queste vie. A un certo punto, boom! Aleandre, e che bisogna andare! Dai Andre! Sì! Grande Andre! Vai galoppa! Vai ragazzi, un attimino di tifo almeno per il vostro local hero, Andrea Zanone! Ancora un Andre! Molto, molto, molto bella assai anche per te, Andrea Zanone. Ed è quindi il momento dell'ingresso della prima donna. La facciamo entrare. Eva Scroccaro. Molto bellina lei, Eva Scroccaro. Un applauso solo per il sorriso, secondo me. Eva Scroccaro della società Teste di Pietra di Pordenone. E facciamo fare qualche moschettonaggio ad Eva per poi accogliere il terzo atleta maschile. Avremo quindi due atleti in parete in contemporanea, roba che ci farà strabuzzare gli occhi ancora per un po', e sarà Alessandro Zeni del gruppo sportivo Esercito, centro sportivo Esercito. Alessandro Zeni molto molto attivo sulla roccia, compaesano o quasi di due eminenze, Riccardo Scariam, ma anche di Manolo Maurizio Zanolla, che direi che tutti conosciamo. Dai Eva, non perdiamo d'occhio Eva Scroccaro sulla destra.
Dai, eh. Dai, Eva. E comincia la parte fisica. Quando la vedete un attimino soffrire, potreste dire: dai che ce la fai! Vai, Eva! Sì, Eva, dai che si parte! E ancora un attimino di lettura qua sulla via, effettivamente non si riesce bene a capire quale possa essere la sequenza giusta. Dai! Grande Eva, un attimino a testa indietro, ma adesso si riprende, sì! Dai Eva! Vai che si galoppa qua! Un attimo di decontrazione per lei. Sì! Ottima scelta tattica per Eva, che si porta avanti con il lavoro. E adesso cattiva fino al prossimo. Dai Eva. Sì. Comoda. Aè. E dai che adesso le arricciamo tutte. Vai, 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 vai. Dai Eva. Sì, grande. Dai ancora una, te l'ho detto io. Bellissima prova, ma soprattutto gran lottatrice Eva Scroccaro, ancora un applauso per lei. Alessandro Zeni. Alessandro Zeni, Centro Sportivo Esercito. Autore di una bellissima prova di semifinale che si è giocata molto su due tre appigli proprio nella parte alta della via, prova che è stata chiusa solo da due atleti, quindi da Stefano Ghisolfi e Francesco Vettorata. Bene, come vedete si parte subito spediti, non c'è troppo tempo per esitare, prendere decontrazioni, sono appunto quelle tipiche vie in cui bisogna galoppare subito dall'inizio. Dai Alessandro, un attimino di dubbio nella lettura, dai Ale, dai Alessandro. Guarda come me la arqua lo Zeni. Sì, Alessandro Zeni che va a cercare la rana, come insegna nonno Manolo. Dai Ale. Dai Ale. Sì. Mi sembra che si sia ripreso un attimo, eh. Sì. Sofia. Sofia, Ale. Va tutto molto bene. Occhio ragazzi, è partito, eh. E qua non bisogna mollarlo. Dai Ale. Sì che la trovi. Grande Alessandro. E questa parte deve essere devastante sui volumoni. Inarrestabile Alessandro Zeni. Vai ragazzi. È tutto da solo lassù. A freddo. Diamogli un aiuto. Sì, e cerca. E trova un attimo
di decontrazione grande, mi piace tanto. Anche con i denti vale tutto. Dai Ale! Dai, sì, ancora una! E scappottone tutto per voi, ragazzi! Bellissimo, il 360 regalatoci da Alessandro Zeni. Come vedete, a un certo punto partono, sembra che stia tutto bene, che tutto vada, ma di colpo succede quello che deve succedere, si casca. Quindi chi abbiamo? Abbiamo Manuela Valsecchi. Manuela Valsecchi. Vai Manuela! È il momento di mettere la maglia, vero? È calato il sole qua, ad occhieppo superiore, ad occhieppo inferiore sono ancora in mutande, mentre qua si gode della frescura del Parco della Burcina. Manuela Valsecchi. Team Gammalecco. Leggera. È certo, è vero, come l'Arrigoni mi ricorda, anche lei, senza offendere, è la vecchietta della finale, anche lei degli anni Ottanta. Tutte le altre atlete si fanno ancora accompagnare a scuola dalla mamma, dal papà, lei c'ha la patente da un pezzo, accompagna forse la sorella. Vai Manuela Valsecchi, molto molto bene tra l'altro, cosa dite? Mi sembra di sì, vi sento soddisfatti soprattutto. Vai Manu. Molto bene, sì, non ti confondere però, sto spendendo parole per te. Vai Manuela, molto bellino questo, ci sei piaciuta. E adesso vediamo nella sezione che precede il ribaltamento, nella sezione che precede l'inferno sulla placca. Sì, Manuela Valsecchi. E adesso le inchiodiamo tutte, le portiamo tutte in tasca. Vai, che te l'ha detto il dottore, te l'ha detto. Vai Manu, Madonna, dai! Vai ragazzi, ha bisogno di voi, deve smollare un attimo. Sì, dai! Mettici sto pollice! E di botto anche Manuela Valsecchi ci saluta, vi saluta, salutatela, amatela. Alberto Gotta sulla sinistra. Alberto Gotta con il coppino arrossato dalla giornata di sole. Ale arbitro. Tra l'altro vi consiglio di rimanere anche dopo appunto questa prova di finale, infatti Alberto Gotta sarà uno dei protagonisti del video che verrà proiettato questa sera sul Team Rockslave in Basilicata. Dai Albi! Vai Albi! Sì che mi piaci col ginocchietto lì. E Albi lo sa che deve arrampicare spedito. Ma Albi è uno specialista in questo, grande Albi.
Vai ragazzi, è partito. E qua ogni appiglio è una conquista. Vai Alberto Gotta. Dai Albi. Sì, molto bene. Oh yes. Grande. E si assesta sull'appiglio. Adesso lo chiudiamo questo. Sì, Albi Gotta. E Albi Gotta ce la tiene. Gliel'ha detto il dottore. Ancora. Grande. Ed è un appiglio anche due in più. Per ora Albi Gotta in testa alla classifica provvisoria. Però ne deve ancora passare di acqua sotto i ponti. E intanto accogliamo con un bel applauso Lisa De Martini e il manettone de schio. Bello l'applauso, soprattutto molto caloroso, grazie. Mi sembra sia partita. Direi di sì. Oh, ma fammi su morbida con questa musica. Ma sì che la vita è bella. Anche se c'hai le braccia gonfie. No? Ma sì, occhi e po' superiore come la Giamaica, famosa per le sue piantagioni. Occhi e po' superiore. C'è qualche applauso timido dal pubblico? Sì, guardatela, morbida, simpatica soprattutto. Benché ci rivolga la schiena, eh. Mentre accompagniamo Lisa nella sua morbidissima salita, aspettiamo che da dietro sorta Giorgio Bendazzoli, prossimo atleta della categoria maschile, sì, maschile, Giorgio, direi maschile, sì, sì. Sì, bravi, bravi, prendete iniziativa, sì, così mi piacete. Molto, molto bene, cominciate a distinguere quando è il momento di far sentire la voce. Allora, adesso sappiamo che qua, ok, l'abbiamo già visto, bene questo pure. Questo ci è piaciuto in tutte, guardate che bello. Applauso, l'ha buttato più giù delle altre lei, ginocchio, secondo me. Dai Lisa. E adesso, ragazzi, vi lascio la parola, perché qua sta tutto in voi ad accompagnare sulla nostra Lisa. Aie! Vai Lisa, ancora una! Sì, ancora due! Ascolta il nonno! Sì, wow! Ed è lei! Io non vorrei sovrappormi ai giudici, ma potrebbe essere lei la più alta fino in questo momento. E quindi
bisognerà ancora vedere che cosa succederà lassù, sui picchi, sulla placca. Per ora abbiamo avuto giusto due atleti che hanno messo le mani fuori là sopra, sui primi appigli. Adesso vediamo se Giorgione Bendazzoli potrà fare di meglio dei suoi concorrenti avversari. Giorgio Bendazzoli della società Il Manetton di Schio, che voglio ancora ricordare, società di appartenenza di Bernardino Lagni, campione del mondo, non mi ricordo neanche più quando, ero giovane anch'io quando lui vinceva il campionato del mondo, quindi vuol dire tanti anni fa, uno dei pochi atleti che hanno solcato la passerella internazionale insieme a Flavio Crespi piuttosto che Christian Core. Dai Giorgione, Ale Giors. Allora adesso sappiamo che qua baci Giorgione. Sulle cornici dei quadri del dottor Gnerro lo vedo a suo agio, sì, mi arriccia l'altra. Adesso questo cambio arcuata tondo deve essere devastante, eh? Dai Giorgio, bello, sfrutta completamente le leve che mamma gli ha messo a disposizione, quindi brava la mamma di Giorgione che in questo momento lo accompagna col pensiero e voi con gli applausi. Sì, no Giorgione, tienila, la tua mamma lo vuole. Sì Giorgio, oh! E voi dove siete? Vai Giorgio, madonna, miracolo, eh? Miracolo, ha visto Padre Pio che compariva sulla placchetta. Torna indietro, bravo, mi sembra un'ottima idea. Sì. No, grande. Benissimo, benissimo, bellissima la prova di Giorgio. Mette attenzione sulla destra. Chi abbiamo? Giada Zampa, super local. Applauso per lei. Giada Zampa, che stamattina ci ha allietato con la prima salita e ha fatto subito vedere che lei c'era, sono di qua e io ci sono. Quindi Giada Zampa, quinta classificata nella prova di semifinale questa mattina, vediamo se riesce a rosicchiare ancora qualche posto, ce l'auguriamo. Voi cosa mi dite? Sì, applauso, boom boom boom, Giada Zampa! Molto di suspense la musica di Climbing Radio, questo progetto tutto nuovo che accompagna gli eventi d'arrampicata e non solo. Andate sul web, ascoltate Climbing Radio. Dai Giada, dai Giada. C'è gente che si sta spaccando le corde vocali. Ma non va, perché non va? Un po' va, un po' non va. Dai Giada. No! Molto, molto peccato. Però è così. Si arrampica anche coi piedi, delle volte scappano.
Brava ancora Giada Zampa. Occhi è po' superiore, tutta, anche inferiore, mi hanno detto. È tutta con te. Fabio De Cesaro, che oggi veramente mi ha stupito. Mi è piaciuto un sacco questo, della Climb Band di Belluno, numerosa sia nelle prove di qualificazione quanto questa sera in finale. Dai Fabio. Che lì a sinistra faccio fatica a vedere che cosa stringono sotto le dita, eh. Molto bene, Fabio. Fino a qui tutto ok. È un po' una via così, no? Che ti dà sempre la speranza e poi a un certo punto te la toglie, però. E bisogna cercare di allontanare sempre di più quel momento. Vai Fabio. Sì, ma Madonna, ma cosa mi hai fatto? Mi sono venute le lacrime agli occhi. Questo passaggetto, passo doble. A lei Fabio. Madonna, il re dei talloni. È anche fortissimo nel toro meccanico, Fabio, mi dicono, eh. Ne sta dando prova qua in questa sezione. Vai Fabio. Bellissimo bloccaggio. È molto conscio. Sì, Fabione, ma un'emozione dietro l'altra. Peccato che il pubblico non mi sembra che l'apprezzi più di te. Oh, ah no, ma allora il pubblico apprezza. Pubblico apprezzi? Sì, per Fabione. Vai Fabio. Sì, sì, mi piace molto. Cazzo. È ancora in grado di intendere e di volere. Grande Fabio. E adesso chiudila. Sì. Grande, ma guardate cosa ci fa qua il Fabio. Oh gente, fino all'ultimo secondo tutti per Fabione. No! No, è andata così. Si arrampica con i piedi, si arrampica con le mani, saluta. Bravissimo Fabio De Cesaro, Klein Band Belluno. Ed entra in campo la sua collega bravissima, la Sasha di Julian de noi altri, Silvia Cassol, Klein Band Belluno. Autrice di un'ottima prova questa mattina, anzi primo pomeriggio, un dopo pranzo coi fiocchi direi. Vai Silvia. Silvia Cassol sulla destra mentre attendiamo Francesco Bud Bosco che a breve incendierà il parterre, perché Francesco Bosco è un grande lottatore. Ma intanto non perdiamo d'occhio la nostra preferita Silvia.
Mi hanno... No. Mi sentite? No. No. Scusate, mi avevano dato la pila scarica per darmene una un po' meno scarica. Abbiamo lasciato tutta sola la nostra Silvia lassù. Silenzio totale, giusto così, per accompagnarla. Vai Silvia! Il pubblico ti vuole in coppa. Vai Silvia Casol! A lei Silvia, ancora un ultimo ripassino per lei sulla lettura dell'itinerario che gli sta sopra. Ed è ora di andare! Vai Silvia! Molto bene! Allora ragazzi, lo sapete, qua è tutta vostra. Dai Silvia. Sì, controlla l'ora. È ora di cena. A lei Silvia. Oh yes! Dai Silvia! Ragazzi dai, e adesso non dobbiamo mollare per Silvia Casol, grandissima. Allez Silvia. Oh, peccato, peccato, veramente. Quella sezione lì costa cara, lì non si fa sconti. Ma nel frattempo il leone della granda Francesco Woodbosco, gran lottatore, giovanissimo anche lui, 19enne della provincia piemontese di Cuni e del folto gruppo del punto di Borgo San Dalmazzo. E occhio che è partito Francesco Bosco. E ogni volta che partono mi dolgono le capsule a vedere cosa arcuano lì in quella prima parte, ma soprattutto questa, te, ma questa che cos'è? Cos'è quella roba lì? Dai Wood! Bosco, Bosco, in inglese. Neanche io però. Me l'han detto. Allez Wood, e vai che comincia la parte fisica anche per Francesco Bosco. Mi sembra di capire che giusto i primi pannelli sono l'antipasto e di qua si comincia a capire che carattere bisogna avere per ambire alla cima di questa via, di questo itinerario di finale nella seconda prova di Coppa Italia a Occhieppo Superiore. Chi l'avrebbe mai detto, eh? Uno sport quasi olimpico, a quanto pare ci saremo alle Olimpiadi del 2020 qui ad Occhieppo Superiore con Francesco Bosco, che adesso mi dicono che deve fare questo bloccaggio, vero gente? Buttala dentro sta corda. Ale Bosco, ale Wood, a tutta Wood. Ma Wood tira fuori il meglio quando è il momento di soffrire. Dai Wood!
Simon! Ale Bosco! Cosa ci ha fatto qua? Grande Boskov! Ma ve lo ricordate Boskov, l'allenatore della Sampdoria? Lui e suo cugino. Ale Wood! Sì! E ve l'ho detto che quando è ora di soffrire, guarda le lacrime agli occhi. Ma voi cosa fate? Ma dove siete? Ma state a casa se non volete dire niente. Dai Wood! E ancora! Vai Wood! Grande Francesco Bosco. Un appiglio, una conquista. Grande. Ilaria Scolaris. Ilaria Scolaris, che ha già messo una piccola ipoteca sul podio di questa sera, perché terza classificata nella prova di semifinale, ha detto che se c'è da arrivare in cima a me piacerebbe tanto farlo, e quindi lo faccio questa sera. Vai Ilaria! Ci sono anche dei fans del Triburzio. Bravissimo, assicuratore unico. E intanto è partita Ilaria Scolaris. Guarda, tre in un colpo, una moschettata. Clac, 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 clac. Calamity Jane la chiamavano. Sì. Bene, mettetevi la maglia che comincia a scendere la Gianna, forse anche chissà magari un po' l'umidità, sperando che non vada a danneggiare più di tanto gli atleti in queste ultime battute di finale. Ci piacerebbe anche avere un sottofondo musicale così, perché sono sgradevole, dovessi mettermi a cantare Climbing Radio, dacci una mano tu. Oh, guarda come c'è la scoscia. Sì, Ilaria Scolaris. Ale. Molto bene, molto, molto bene. Bravi, bravi. Cominciate a capire quando è il momento di sottolineare qualcosa di incredibile che sta facendo Ilaria Scolaris sotto quel suo volume. Nel tentativo di recuperare, perché sa che adesso è ora di andare, di aprire i rubinetti fino in cima. Dai Ilaria! Aleila! Ragazzi, ha bisogno di voi. Sì, bravi, 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 bravi. Ma sento, vai Ilaria Scolaris. Adesso sappiamo che qua bisogna dare tutto quello che avete nella gola per Ilaria Scolaris. Vabbè, Ilaria. Sì, vabbè. Sì. Ilaria, wow. È andata così anche per Ilaria Scolaris, forse un attimino delusa rispetto alla prova di questa mattina. Chi abbiamo? Chi abbiamo? Aurora. Stefano Carnati, che per un soffio oggi pomeriggio non conclude la via di semifinale. Stefano Carnati giovanissimo, benché sia altissimo. Stefano Carnati, una sana realtà giovanile, prima una promessa da subito e poi una consistente
realtà dell'altissimo livello italiano. Viva l'Italia e viva la Bulgaria che ci ha fatto il dono del Pippero, io direi. Infatti sarebbe bello partisse il Pippero adesso per Stefano Carnati. A lei Stefano. Bella costante e regolare la sua salita, non so se avete notato. Non ha esitato un attimo, quindi ottima per lui la lettura della via. Effettivamente ci sono poche lettere, pochi appigli. Sì Stefano. Molto bene, molto composto fino a questo momento Stefano Carnati. Sì, a lei Stefano. Lo moschettono di qua, lo moschettono di là. Dai Stefano. A lei Stefano. Poco più di metà via per lui. E questi piedi che scappano, ma non importa, Stefano Carnati ancora lì. Ale! Vai ancora una, sì, è sua! Adesso ragazzi, madonna, è partito il Carnati. Si ingarbuglia sulla corda, ma non importa. Ale Stefano. Sì! E direi che qua non si molla fino alla fine. E sono pochi gli appigli che mancano. Dai Stefano! Vai ragazzi, ancora una! Dai che ce la fai! Sì! Mi sembra che siamo ok. Stefano Carnati appeso come un quadro. Sì! Oh no! Peccato, grandissimo Stefano Carnati! E direi che per lui dovremo capire solo quale sarà il gradino del podio ad accoglierlo, perché ancora due, Francesco Vettorata e Stefano Ghisolfi, per capire quali saranno gli occupanti dei gradini del podio. Sicuramente ci sarà Stefano Carnati, un applauso ancora per lui. E nel frattempo Asiagollo sulla destra, beside Torino. Asiagollo, tra l'altro, vincitrice di una delle ultime tappe di Coppa Europa giovanile nella specialità boulder, tra l'altro, quindi anche lei arrampicatrice a tutto tondo. Tra l'altro un paio di anni fa Asia ha vinto il campionato italiano boulder e difficoltà lead. Asiagollo, giovanissima anche lei, 5 anni e mezzo mi sembra, no dai 15. Dai Asia. E qua ragazzi siamo nella parte alta della classifica di questa mattina. Asiagollo, seconda classificata nella prova di semifinale. E qua a giocarsi il podio. Dai Asia.
Attenzione, Asia Gollo! Mi sembra che sia tutto ok qua. Dico bene? Mi sembra di sì. E butta giù, che mi riposo qua. Mentre Asia si sta prendendo il suo dovuto riposo in questa comodissima posizione a sinistra, Checco Vettorata, Climb Band Belluno, presentissimi in questa finale della seconda prova di Coppa Italia. Checco Vettorata che insieme a Stefano Ghisolfi sono gli unici due ad aver concluso la via di semifinale di oggi pomeriggio. È il momento di Asia adesso. Tutti gli occhi su di lei, vai ragazzi, sì Asia, e la vedo composta, e la vedo serena, Asia Gollo. E non molliamo, intanto sappiamo che di là Checco sta salendo, perché adesso tutti gli occhi sono per Asia Gollo nell'ultime, sugli ultimi appigli di questa via. Qua ci giochiamo il podio e qua ci giochiamo. Dai Asia! Sì! Bene! Composta, consapevole, capace di intendere, ma soprattutto di volere arrivare in cima! Vai Asia! Dai Asia! Dai Asia, sì, ancora quella! E io ti dico che mi devi tenere anche quella dopo! Vai! E attenzione, non molliamo Checco! Ale Checco! Allè Checco. Molto bene. Sì Checco. Grande Checco. E adesso si riprende un attimo di esitazione su quel moschettonaggio ostico. Ma adesso è Checco in grana. Allè Checco, sì, che ci tieni anche quella, e quella era cazzutissima, scusatemi il termine. Allè Checco, e si siede sull'appoggio. Sì Checco, sì Checco, Vettorata, e la corda che, sì, grande Francesco, che tra l'altro si sta riprendendo alla grande da un infortunio che l'ha visto fermo un po'. No! Grande Francesco Vettorata! Sicuramente sul podio anche lui. Probabilmente, anzi sicuramente, un gradino più basso del Carnati, che quella la agguantata, ma attenzione sulla destra, Claudia Ghisolfi, ultima concorrente della categoria femminile, e vediamo chi sarà a mettere i piedi sul gradino più alto del podio. E avremo in contemporanea i fratelli Ghisolfi, Claudia Ghisolfi sulla destra, e a breve avremo Stefano Ghisolfi sulla sinistra. Una bellissima storia di famiglia,
manca solo Raffaella Carrà e facciamo la carambata, ragazzi. Gente che lacrima dal pubblico. Ale Clou. Vai ragazzi, è partito il momento limonata. E vai con questa musica, imboscatevi tutti. Ale Clou. Tranquilla Claudia Ghisolfi, respirami. Oh. Ale Clou. Bon. Oh sì, dai, che partiamo con sprint. Gente che sorride, gente che batte le mani, gente che accompagna le atleti che salgono. Oh, così vi voglio. Dove eravate fino adesso? A limonare, giustamente. Ale Claudia. Vai, vai, vai. Ale Claudia. Vai che partita, ragazzi. Vai che ora. Madonna, una serie di incroci di piedi che quasi si faceva la trappetta. Dai Claudia. Ale Claudia. Sì, Claudia Ghisolfi, dai che andiamo. E nel frattempo lì dietro Stefano Ghisolfi si è legato, pronto a partire a raggiungere la sorella. Ale Clou. Sì che ce la lottiamo, sì che ce la giochiamo. Vai ragazzi. Oh, e allora la lasciamo lì da sola. Vai Claudia Ghisolfi. Ale! Ale Clou! Dai Claudia! Vai Claudia, ancora una! Ale, quella la voglio, la tenuta! Oh! Bellissimo! Dai che è vero? Ah sì! Non so, non mi voglio pronunciare perché di cazzate ne ho già dette troppe oggi. Lascerò ai giudici la sentenza, ma nel frattempo Stefano Ghisolfi sulla sinistra. L'atleta che più ci rappresenta probabilmente all'estero, con una serie di salite incredibili su roccia fino al 9B. Tra l'altro ripetitore di moltissime vie che continuano a rimanere
un riferimento nel panorama internazionale dell'arrampicata su roccia, ma non solo, solo quella la sua attività. Infatti Stefano è sempre schierato in prima linea nelle competizioni dal momento che fa parte del gruppo sportivo Fiamme Oro. Dai Stefano, bravi, mi piacete quei quattro che sbattono le mani, sì, 5. Oh sì, uno splendido David Bowie per accompagnare gli ultimi appigli di Stefano Ghisolfi. Stefano Ghisolfi sereno, mi sembra che lì sia ok la situazione. Benino, peccatissimo per lui, mano sudata, umidità incombente, quindi un saluto a Stefano Ghisolfi che ringrazia con un sorriso, chiaramente come solo i campioni sanno fare anche di fronte alla disfatta. Peccato, a breve le classifiche. Pronto? Eccoci qua, siamo pronti per la premiazione di questa seconda prova di Coppa Italia. Partiamo dalla premiazione della categoria femminile, premia il presidente della Proloco Adriano Monteleone. Quindi chiamo sul podio, al terzo posto Silvia Cassol, Climb Band di Belluno, applauso scrosciante per lei. Siamo rimasti in 15, Silvia, bravissima Silvia, che oltre all'assegno di 150.000 euro si porta a casa la magnesite, che poi alla fine è la cosa più importante. Seconda classificata Asia Gollo, sempre premiata dal nostro presidente della Proloco, 175.000 euro per lei e una sciarpa dell'anificio Piacenza che ti terrà calda ad agosto. E prima classificata Claudia Ghisolfi, Fiamme Oro Moena, 250.000 euro e una sciarpa dell'anificio Piacenza. Bravissime le nostre atlete che fanno ciao ciao con la manina e salutano il numeroso pubblico. Allora, annuncio importante, sono state ritrovate delle scarpe d'arrampicata Solution numero 37, erano abbandonate in isolamento. Bene, siamo a posto, passiamo quindi alla premiazione della classifica, cioè alla premiazione della categoria maschile. Terzo classificato Stefano Ghisolfi, Fiamme Oro Moena, anche per lui un forziere di monete d'oro del 400 e la magnesite che è più importante. Secondo classificato Francesco Vettorata, Climb Band Belluno, mentre la seconda prova di Coppa Italia qua a Chiepola Superiore la vince Stefano Carnati, Ragnedlec. Bravissimi, felici, contenti e ricchi come non mai se ne vanno per la loro strada di gloria.